Al 20° una punizione di Padovano per il Pisa, la parata di Taffarella. Al 32° il Pisa in vantaggio, Neri serve Padovano che appena dentro l'ala spara questo sinistro in fila Taffarella sotto la traversa, un gol bellissimo. Al 34° Melli per Brolin che gira di testa e Lazzarini sventa in angolo. Al 37° Minotti manda al centro, Brolin anticipa Lazzarini, salva Calori. Al 40° Gambaro per Minotti che si smarca in aria e il suo sinistro finisce sull'esterno della rete. Siamo nel secondo tempo, il Pisa raddoppia al 14°, splendida azione personale di Neri che dopo aver percorso quasi metà campo infila Taffarel in uscita. 2 minuti ed è il terzo gol del Pisa e Padovano che riceve dall'Arsen supera anche Taffarel e segna a porta vuota. Al 24° c'è una girata di Brolin in aria, la palla colpisce la traversa esterna. Al 28° il Parma accorcia le distanze, Osio serve Sorci, il primo tiro arriva tutto da Lazzarini, arriva Brolin velocissimo in sacca. E al 40° per questa spinta di Argentesi su Monza, D'Elia comanda il rigore. Melli non sbaglia e segna il suo 11° gol in campionato.